Venerdì 19 febbraio, ore 9, svegliati avvocatura, on air. Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Buongiorno cari amiche e cari amici di Uslow Web Radio, dagli studi virtuali di Catania, il vostro Fabrizio Carbone, per una nuova puntata di Svegliati Avvocatura, come sempre il venerdì insieme a me, Vincenzo Greco, ma soprattutto, prima di passare la parola a Vincenzo, al mio partner, grazie a Ornella Sala dalla regia che rende possibile la messa in onda dei nostri programmi. Vincenzo, buongiorno! Buongiorno Fabrizio, ma soprattutto c'è cioè, della serie, io saluto il mio collega Vincenzo, ma soprattutto Ornella. Ornella la ringrazio pure io, ma quel soprattutto lasciami il termine. No, va bene Fabrizio, va bene. Comunque qui giornata soleggiata in quel della provincia di Foggia, a te invece a Catania che aria si respira? Aria di cenere, perché come saprai negli ultimi due giorni l'Etna ha deciso di risvegliarsi, diciamo così, anche se è sempre attiva. E siamo stati travolti, fortunatamente senza danni alle persone, da una pioggia copiosa di lapilli incandescenti che per due giorni hanno praticamente coperto i cieli e anche le strade di Catania e dei paesi pedemontani. Fortunatamente la colata lavica si sta dirigendo verso la Valle del Bove, che è una valle che si è creata nel corso delle colate precedenti nei secoli e quindi ha grandi capacità di raccogliere e far sedimentare i flussi incandescenti, e quindi per il momento la situazione è sotto controllo, con le solite scossette di terremoto alle quali noi siamo abituati, ma diciamo che noi abbiamo un rapporto molto sanguigno con l'Etna e quindi non la viviamo con paura, pur essendo qualcosa di davvero potente e pericoloso, però certamente con molta attenzione, soprattutto per la viabilità e per l'incolumità, perché ti assicuro è davvero uno spettacolo bello da vedersi, ma assai pericoloso. Soprattutto per il sedimentarsi di questi lapilli, che però sono già stati in parte prontamente rimossi dalle autorità competenti. Però diciamo che è soleggiato pure qui. Vincenzo, anche perché Vincenzo, alla fine facciamo informazione, quindi anche questa è informazione, perché peraltro anche alcuni colleghi potrebbero essere interessati. L'aeroporto di Catania va monitorato perché è stato chiuso per diverse ore e in fasi diciamo alterne di apertura e chiusura a secondo della direzione che prendono le manifestazioni piroplastiche, quindi può essere anche un'informazione di servizio utile per i colleghi che dovessero utilizzare l'hub catanese per spostarsi in Sicilia anche per ragioni di lavoro. Perfetto Fabrizio, a questo punto voglio dire direi di passare direttamente alle pietanze che oggi serviamo ai nostri colleghi mentre si stanno dirigendo direttamente in udienza o quantomeno sono già in postazione per la celebrazione di udienze da remoto o per le famosissime in ambito civile note di trattazione scritta. Ma non perdo altro tempo, direi che le questioni che sottoporremo quest'oggi hanno ad oggetto la tutela dei riders e la possibilità di attribuire al nascituro il cognome materno. Ma a questo punto lascio direttamente a te il lancio della prima intervista. Grazie Vincenzo, sì, è proprio parlavi di pietanze, quindi siamo comunque in ambito. Sentito l'avvocato Maria Matilde Bidetti del Foro di Roma, appunto sulla mancanza di tutele contro la condotta antisindacale per i riders. Quindi tempo e spazio per il contributo. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Abbiamo i microfoni di Uslow Web Radio l'avvocata Maria Matilde Bidetti del Foro di Roma, lavorista nonché consulente avvocato CGL. Buongiorno Maria Matilde, ciao. Buongiorno collega. Allora, siamo con te per commentare un'ulteriore pronuncia sulla questione riders, di cui tu ti sei occupata in passato e continui ad occuparti, tu e con la CGL. Volevamo commentare questo provvedimento, il decreto del 9 febbraio 2021 del Tribunale del Lavoro di Firenze. Questa volta per i lavoratori, per i riders, è un provvedimento negativo, seppure
credo, insomma, per quanto riguarda il procedimento, ovvero parliamo dell'applicabilità o meno dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, cioè della tutela per la condotta antisindacale. Com'è andata, Matilde? Il decreto innanzitutto è un decreto soltanto in rito, Sì, quindi sì, appunto. sicuramente è un decreto di rigetto, quindi questo è difficile negarlo, ma è in rito, cioè il giudice di Firenze si è limitato a dire che a suo avviso il procedimento per condotta antisindacale non è utilmente esperibile per la tutela dei diritti collettivi dei rider. Ovviamente è un provvedimento che io non condivido al pari dei colleghi che Certo. sono in collegio con me, che sono Ricordiamo, collega. Matilde, che voi avete, c'è un collegio difensivo che avete promosso questo ricorso dinanzi al giudice del lavoro di Firenze per la CGIL. Sì, esattamente. Intanto il collegio è composto, diciamo, da tre colleghi, il Sì. collega De Marchis, il collega La Circa e la sottoscritta. Abbiamo promosso questo per conto di tre categorie, la CGIL sicuramente perché è la confederazione, ma sono tre categorie che agiscono, cioè il NIDIL CGIL, la FILTO CGIL e la FILCAM CGIL, Sì. perché sono le tre categorie cui diciamo, si riportano e che hanno in questo momento la tutela degli interessi collettivi di questi lavoratori. Lavoratori. Ora, la particolarità è ovviamente che non condividiamo di questo decreto è che un decreto che essendo in rito, cioè che si limita a dire non esperibile questo Sì. strumento di tutela per i rider, non è assolutamente entrato nel merito della pluralità delle Sì. questioni che sono state poste, che andavano sicuramente, che andavano dalla natura antisindacale della condotta di Deliveroo nel licenziare, o meglio nel recesso collettivo operato nei confronti dei rider, ai quali si è detto o firmate questo nuovo contratto oppure non continuerete a lavorare più con noi. Sì, infatti la condotta antisindacale che avete contestato è il comportamento dell'aziendale che a un certo punto ha detto entro il 3 novembre 2020 dovete firmare, dovete incorporare nel vostro contratto di lavoro il contratto collettivo di categoria che è quello firmato tra Asso Delivery e UGL oppure non potete continuare a lavorare. È questo. Certo, e al contempo il carattere antisindacale dell'accordo tra Asso Delivery e UGL Rider, che attraverso una serie di comportamenti hanno sottoscritto separatamente questo contratto, che anche una nota del Ministero del Lavoro ha poi considerato, diciamo, illegittimo perché privo di alcuni requisiti, tra i tanti quello della rappresentatività dell'associazione da parte dei lavoratori che lo sottoscrivevano. Il Assolutamente. ricorso conteneva anche, diciamo, l'elencazione di una serie di violazioni strettamente contrattuali, perché Deliveroo applica il contratto del commercio e quindi ai Sì. sensi di quel contratto avrebbe dovuto comunicare alle categorie di riferimento del commercio una serie di mutamenti. Tutto ciò non è stato fatto, ma ripeto, la particolarità di questo provvedimento è che si ferma a dire l'articolo 28 è uno strumento che non è esperibile a tutela degli interessi collettivi dei rider. Ora, l'argomentazione che utilizza il giudice è ovviamente a nostro avviso un'argomentazione monca da un punto di vista logico. Perché io invito a riflettere soltanto questo. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sono quelle chiamate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 81-2015 a sottoscrivere accordi che potrebbero essere di eccezione al principio dell'articolo 2, che è quello che dice si estendono ai lavoratori, a questi lavoratori, la tutela del lavoro subordinato. Come? Sono chiamati a sottoscrivere gli accordi collettivi ai sensi delle recenti norme introdotte dal legislatore del 2019, mi riferisco al 47 quater che dice che i contratti collettivi
definiranno criteri di determinazione del compenso. Sì. Allora, io invito, diciamo, a riflettere, evidentemente, diciamo, il giudice ha ritenuto di non doverlo fare. Com'è possibile che le organizzazioni sindacali siano chiamate a stipulare contratti collettivi che determinino compensi per questa categoria o addirittura accordi che ne determinano l'eccezione rispetto alla regola generale dell'estensione di tutta la norma del lavoro subordinato e poi non possono agire con il loro strumento principe di tutela a tutela degli interessi collettivi di cui sono portatori. Certo. Quindi c'è uno iato logico, a mio avviso, visibile. Certo. Sì. Se da una parte sono chiamata come organizzazione sindacale a fare delle cose, perché poi non posso avere lo strumento. Sì. E la decisione del giudice che dice che l'articolo 28 è uno strumento sostanziale da una parte e processuale dall'altro, ma che l'articolo 2, ripeto l'articolo 2, 81-15, il famoso articolo che dice che ai lavoratori in sostanza delle piattaforme, agli etero organizzati, per essere più chiari, si estende la disciplina del lavoro subordinato, e lui ci dice sì, ma si estende la disciplina solo sostanziale e non processuale. Sì. Evidentemente, a mio avviso non esiste nessuna norma che consenta questa conclusione o o questo passaggio logico, e a mio avviso una forzatura del giudice. Sì, d'altra parte, la Cassazione che cita, in cui dice che il 28 è esperibile solo nei confronti di datori di lavoro intesi come datori di lavoro che hanno le loro dipendenze dei lavoratori con un contratto di lavoro subordinato, ma è una diciamo, lettura che è risalente. Certo. Lettura risalente, perché la Cassazione, la famosa Cassazione sui rider, quella dell'inizio 2020, che l'ha definita norma di fattispecie, ha anche definito il testo che lo stesso declinarsi del concetto di lavoratore è un concetto che è necessario, si deve necessariamente adeguare a un nuovo contesto sociale e normativo. Assolutamente. D'altra parte ci pare che l'esistenza di una sfera collettiva tutelabile da parte dei lavoratori non subordinati nel senso classico sia ormai, diciamo, presente questo tipo di indicazione anche in un contesto di tipo europeo. Sì. Matilde, impugnerete questo provvedimento? Sì, lo impugneremo. Va bene, allora magari ci aggiornerai, avremo il piacere di essere aggiornati sull'evoluzione del giudizio, che probabilmente non è, anzi sicuramente da quello che dici non è ancora terminato. Io vi faccio il mio in bocca al lupo anche per, insomma, per l'attività e per i lavoratori, insomma, soprattutto. Grazie a te Matilde, io aspetto quindi ulteriori riscontri. Buona giornata a te. Grazie. Uslov Web Radio, la voce dell'avvocatura. Ed eccoci rientrati in studio. Ringraziamo come sempre gli amici e colleghi che offrono quasi sempre spunti nuovi di riflessione in casi poi problematici che potrebbero sottoporsi a noi dagli eventuali assistiti o persone che decidano di recarsi presso il nostro studio legale, ma bando alle ciance, direi direttamente di lanciare la seconda intervista, in questo caso curata da Brigida Mulinelli, collega e componente della radio che saluto ovviamente affettuosamente, all'avvocato Tania Rizzo. È definitiva, signori, arriva il sì della Corte Costituzionale al cognome materno, quindi alla possibilità di attribuire al nascituro anche il cognome materno. Ma prego dalla regia.
Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico, il processo tributario telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. Sentite proprio l'ultima volta in occasione insomma, per parlare della questione sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale in merito al cognome materno, alla possibilità di attribuire il solo cognome materno. Il Tribunale di Bolzano aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262 del Codice Civile, primo comma, proprio nell'ambito di un giudizio promosso dai due genitori che volevano appunto rettificare l'atto di nascita del proprio figlio per attribuire al bambino il solo cognome materno. Ora c'era stata la Corte Costituzionale si era riservata il 14 gennaio su relazione di Giuliano Amato e proprio pochi giorni fa, l'11 febbraio, abbiamo avuto il provvedimento. Com'è andata allora? Allora, l'ordinanza di rimessione è stata pubblicata nella sua interezza, quindi con anche la motivazione, e già da lì ovviamente si scorgono quali sono le questioni fondamentali che andrà ad affrontare la nostra Corte Costituzionale. Intanto è molto interessante perché affronta il tema della volontarietà di entrambi i genitori, quindi c'è un passaggio che ritengo straordinario sotto un profilo proprio di storico. Dichiara come il fatto che sia necessaria la volontarietà di entrambi i genitori per raggiungere, diciamo, l'obiettivo del doppio cognome, si parla ancora di doppio cognome, al proprio figlio, abbia già ponga qualche questione, qualche problema di questione costituzionale in relazione all'articolo 3, quindi alla parità genitoriale. E poi su questo aspetto l'ordinanza sviluppa appunto una serie di altre questioni dirimenti, quindi come affrontare il concetto di parità genitoriale, parità ovviamente tra uomo e donna. Molto interessante infatti la motivazione su questo passaggio è molto interessante proprio per lo sviluppo anche della giurisprudenza successiva e anche della normazione che verrà. Sì, a proposito della normazione, la Corte Costituzionale in questa ordinanza ricorda ancora come il legislatore sia ancora fermo, non abbia ancora provveduto a dirimere queste questioni che sono appunto di applicazione del principio costituzionale dell'uguaglianza e quindi della parità dei sessi. Tenuto anche conto, richiama sempre la Corte, che l'Italia è stata per esempio interessata dalla Corte per i diritti dell'uomo, proprio da un'altra pronuncia che afferma come rigido il sistema italiano, troppo rigido in relazione appunto a un principio sovranazionale, oltre che nazionale, che è quello della parità. Quindi diciamo un passaggio, vedremo poi ovviamente come deciderà la Corte, però già da questa motivazione possiamo scorgere la volontà di ammodernare il sistema, insomma, civilistico che riguarda proprio la parità di sessi e quindi la parità genitoriale e sull'attribuzione del cognome. Un altro passaggio che mi ha appassionata particolarmente, che ritengo insomma particolarmente importante, è il riferimento, la Corte Costituzionale richiama se stessa quando nel 2016 aveva già consentito di attribuire il doppio cognome ai figli nati in costanza di matrimonio. Quindi sostanzialmente dice: noi nel 2016 abbiamo già aperto la strada consentendo alle coppie di poter attribuire il doppio cognome ai figli. Ora però bisogna fare un passo in più e consentire anche la libertà che il proprio figlio abbia solo il cognome materno. Esattamente. Veramente un'ordinanza straordinaria. Io consiglio a tutti di leggerla per intero perché pone una serie di questioni che sono fondamentali, credo, poi per tutta un'altra serie di questioni che possono essere anche quelle riguardanti, per esempio, i figli nati
appunto non in costanza di matrimonio, figli nati da coppie omosessuali, figli nati a seguito di PMA, per esempio, non durante il matrimonio, insomma, veramente straordinaria. Diciamo che ci sono dei vuoti normativi da colmare e questa apertura lascia ben sperare che quando saranno colmati lo si farà nella maniera più aperta e più evoluta possibile. In realtà questa ordinanza poi appunto ritiene non manifestamente, cioè rilevante, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262, appunto come dicevi tu, rispetto relativamente all'articolo 3 della Costituzione, all'articolo 2 della Costituzione, poi richiama il 117 primo comma relativamente agli articoli 8 e 14 CEDU. Quindi, diciamo, gli aspetti rilevanti sono diversi, sono tutti ugualmente importanti, diciamo, sotto il profilo giuridico e sotto il profilo sociale, direi. Sì, esatto, sotto il profilo giuridico aprono veramente una serie di questioni interessanti. Io sono sicura che soprattutto dall'avvocatura, insomma, più illuminata, verranno fuori una serie di sollecitazioni su questi punti, come è giusto che sia, ma ovvio che pone anche delle questioni poi di natura proprio culturale, certo. Che è indubbio che siamo ancora fermi, il legislatore è fermo, ma appunto anche la cultura è ferma ad aspetti patriarcali ritenuti dalla Corte ormai veramente superati e comunque superabili. Noi ce l'auguriamo, Tania. No? Come? Cioè, assolutamente, io sono per la modernità e d'altro canto i principi costituzionali sono sempre ritenuti come se fossero delle monadi un po' lontani alla vita reale, invece dovremmo applicarli e ritenerli cogenti in ogni aspetto della nostra vita. Assolutamente sì, beh, io ritengo che la nostra Costituzione sia bella per questa, perché ci sono questi punti fermi che potrebbero garantire molti dei diritti che ancora dobbiamo conquistare, nonostante sia ormai risalente, sia datata, però io la ritengo sempre attuale e sempre illuminata, anche a guardarla con gli occhi di oggi, ovviamente poi per quanto riguarda i diritti e i principi basilari. Tania, io ti ringrazio, quindi noi ci aggiorniamo su questo argomento, all'esito, quella che sarà la decisione finale della Corte Costituzionale, poi magari ci sentiamo invece per altre questioni che vorrai sottoporci o che ti sottoporrò io. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Grazie a te Brigida, grazie a tutti voi della radio, fate sempre un lavoro encomiabile e buon San Valentino a tutti, visto che oggi ci stiamo sentendo il giorno di San Valentino, a proposito di principi sulla famiglia, di principi di vita, certo. È giusto anche ricordarlo nelle ricorrenze festive. Buona giornata e buon lavoro Brigida. A te, grazie Tania. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. Ben rientrati in studio, cari amiche e cari amici. Siamo giunti alla fine di questa puntata. Ovviamente ringraziamo Brigida Molinelli per aver realizzato l'intervista e anche l'amica della radio e amica mia Tania Rizzo su una questione davvero interessante, quale quella appunto dell'attribuzione del cognome materno e quindi un gesto di grande modernità e apertura da parte della nostra Corte Costituzionale. Io sono qui per salutarvi ormai, però prima di fare il lancio per i saluti finali a Vincenzo Greco, vi ricordo l'appuntamento con USport, l'approfondimento sul diritto sportivo curato insieme all'AIAS Sicilia e alla Università di Messina, in particolare il Dipartimento di Giurisprudenza con la Cattedra di Diritto Sportivo del Professor Francesco Rende, in onda tutti i lunedì dalle 19 alle 20. Continueremo lunedì il focus sulla riforma del sistema sportivo. Ornella Sala, grazie sempre, e la linea a Vincenzo per i saluti finali. Grazie Fabrizio, come sempre colleghi, prima di lasciarvi vi do due piccole notazioni. La prima è che sono state pubblicate recentissimamente, credo l'altro ieri, sul sito di Cassa Forense le graduatorie dei bandi, per chi ancora non lo sapesse, bando quarto per l'assegnazione di contributi forfettari per rimborso costi per l'attività legale
il bando numero 1 per l'assegnazione di borse di studio agli orfani titolari di pensioni di reversibilità o indiretta, bando numero 5 per l'assegnazione di contributi per famiglie numerose e bando numero 6 per l'assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali. Prima ancora di chiudere i saluti, è recentissima la sentenza numero 34296 del 2 dicembre 2020, con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito, o meglio ha condannato, un collega ai sensi dell'articolo 615 ter del codice penale in materia di reato di accesso abusivo al sistema informatico, in quanto lo stesso avrebbe sottratto i dati dei clienti e degli assistiti, in quanto socio della, appunto, società dello studio professionale, al fine di avviare in proprio una propria attività. Comunque sentenza da monitorare per i colleghi che fossero interessati. Ripeto, gli estremi sono la 34296 del 2020. Come sempre vi auguro una buona giornata di udienza, un buon fine settimana e alla prossima. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.